criticare uno spettacolo prima di averlo visto resta uno dei misteri di non so se gaudioso che cosa di questa società. Per il resto io trovo che, ha detto bene Mancuso prima, il tema del volto è un tema centrale di questa rappresentazione, ricordando una cosa, che in quel groviglio di tradizioni che è l'Occidente, l'amore per il volto è spesso stato accompagnato dall'odio per l'immagine, e questo in grandi tradizioni spirituali, in gran parte dell'ebraismo, nell'Islam, e almeno in un certo Islam, forse meno in quello persiano, tra protestanti e cattolici, non solo durante la storia di riforme e controriforme. Quindi è in questa tradizione che secondo me io vedo anche la parte finale, la lacerazione dell'icona che viene fatta, talvolta viene fatta per, non per poco amore, ma addirittura per troppo amore di Gesù. Io non mi dilungo di più sulle questioni religiose, perché far parlare me di se uno spettacolo è blasfemo o no è un po' come chiedere a Jack lo Squartatore di dirigere il collegio delle fanciulle, perché non è il mio invece mi tocca molto la questione politica che Scuratti diceva prima, e ci arriverei da un tema che è toccato in questo dramma, e cioè noi cosa crediamo di essere nella nostra fragilità, nella nostra impotenza, nella vecchiaia che ci disfa, in tutte quelle cose terribili e altrettanto terribilmente vere. Lo sa chi come me ha visto un padre finire più o meno come quello, e non ne voglio più parlare di questo. Ma nonostante tutto questo, siamo in un qualche modo esseri umani e non pecore, e quindi che bisogno mai abbiamo di pastori? Nessuno. Questo mi sembra il punto di fondo. Nessuno che ci venga a dire cosa dobbiamo vedere o non vedere, e che ci tolga il piacere della critica, che è anche il piacere della blasfemia. Vogliamo il diritto di poterci esprimere liberamente, di prendere anche in giro le tradizioni religiose più consolidate, perché non c'è nulla che può essere una società libera e democratica esente dalla critica, anche dalla critica già citata con la bestemmia. E questo del resto l'abbiamo sempre avuto nella nostra vita. Vogliamo cancellare da Dante le terzine in cui Dante se la prende con il profeta dell'Islam nell'inferno? Oppure, non lo so, vogliamo tagliuzzare un pochino Ivan Karamazov in Dostoevsky? O prendersela con William Shakespeare, perché tratta Santa Giovanna d'Arco, comparsa anche abusivamente in uno di quei siti con cui ti hanno attaccata? Ecco, vogliamo prendercela con William Shakespeare, che tratta da Giovanna d'Arco, Santa Giovanna per i francesi, per come una donna di facili costumi, per di più dedita alla stregoneria, e dagli, censuriamo di continuo, e così abbassiamoci a pecore. E invece diciamolo chiaramente ai vari leader delle comunità religiose, qualunque queste siano, che continueremo a essere blasfemi, a prenderli in giro la loro religione, perché rispettiamo le persone, ma abbiamo il diritto di sottoporre qualunque idea al fuoco della critica.